Allargare per Tripaldelli, lo fa adesso Tripaldelli, prova ad entrare in area, ancora Tripaldelli, palla sul destro per lui, Tripaldelli non trova la porta. È quello che sta facendo meno la Juve, è una squadra che è un po' statica, anche in questa azione poteva crearsi la... Attenzione ancora a questa chance per Colai con il sinistro, grandissima chiusura provvidenziale. A servire Muratore, si muove tantissimo Muratore, cambia tutto per Tripaldelli, vediamo se riesce a controllarla Josef, rischia andando da Kulenovic, che occasione per la Juventus, Kulenovic. Calcio di punizione interessantissimo per la Juventus, va Fernandez alla battuta, direttamente in porta Satalino e poi spreca tutto così Kulenovic. Però il Sassuolo con Ghion resiste all'intervento di Vogliacco, Deni Mota può puntare la porta, ancora Mota, chiuso da Fernandez, riesce anche a trovare Franchini con il destro, Franchini termina fuori, seconda grande occasione per Franchini che ci sta assolutamente, Ghion. Deni Mota, anzi Raspadori che fa tutto da solo, ancora Raspadori, zona tiro per lui, grande azione, Raspadori, palla sul destro, Raspadori, che parata di Loria, grandissimo intervento. Per questo campionato importante. Ancora un errore qui però della Juventus, Mota prova a fare tutto da solo, ancora Mota, Carvaio va via, palla sul sinistro, finisce a terra ed è calcio di rigore per il Sassuolo, il fallo è di Dellicarri che si prende anche il cartellino giallo, grandissima azione di Mota, tutto nasce però di nuovo da un errore in fase di disimpegno della Juventus, lì a centrocampo pasticcio di Fernandez, Mota è stato bravissimo a fare tutto da solo, ad andar via e a prendersi questo calcio di rigore, rivediamo l'errore in disimpegno, Fernandez non riesce a tenere più Mota che va via, punta la porta, punta soprattutto Dellicarri che non riesce a tenerlo, lo trattiene in maniera... Fa fatica a contenerlo. Può cambiare la partita, parte proprio Deni Mota, Carvaio che spiazza Loria e porta il Sassuolo in vantaggio, Sassuolo 1, Juventus 0, Deni Mota Carvaio trova il suo 11° gol in stagione, impatto devastante di Mota Carvaio sulla realtà Sassuolo. Molto, è un giocatore importante, un giocatore che ha una bella gamba. Un giocatore che poi in fase realizzativa è molto bravo e lo sta dimostrando, anche è quello di cercare di non giocare da squadra, ma che ognuno di loro cerca di risolvere i problemi e succede come è successo prima che si perde palla. Attenzione ancora al Sassuolo, che occasione, ancora una... Evita anche Franchini, ancora Mota, Ghion, proprio Franchini, zona tiro per lui, libera il destro, che parata di Loria, mamma mia l'avevo vista all'incrocio, che parata, siamo già all'altra parte però, ancora con Raspadori, il movimento di Mota, è ottimo, Mota può portare il Sassuolo sul 2-0, Raspadori, ci pensa lui, Raspadori, corona, una partita perfetta trovando il 2-0 da una parte all'altra, la Juve rischia l'1-1, Raspadori però trova il 2-0, ancora una volta, bellissimo il movimento di Deni Mota che gli ha regalato un pallone solo da spingere dentro e questo può essere il colpo del capo. È assurdo, la Juve rischia di fare l'1-1 su un'azione importante e con 100 metri di campo hanno fatto il secondo gol a Sassuolo, erano messi male perché Sassuolo erano due che attaccavano contro quattro, anziché attaccarli sono sempre andati all'indietro e hanno sbagliato il movimento dietro e quel movimento fatto da un giocatore importante sempre rincorrere, ma non sempre riesce a ottenere qualcosa. Intervento in ritardo qui di Dellicarri che probabilmente termina qui la sua partita, non c'è nessun periodo ipotetico, il secondo giallo, cartellino rosso per Dellicarri, la Juventus insomma completa così la sua giornata nera chiudendo in 10 la partita, intervento totalmente in ritardo di Dellicarri che effettivamente non è mai riuscito a prendere le misure su ed in campo, è andata una brutta copia della formazione ammirata gli anni scorsi, finisce qui, vince il Sassuolo per 2-0, decidono le reti di Mota e Raspadori, il risultato poteva essere però molto più ampio per il Sassuolo che ha letteralmente dominato questa